Siamo qui a Bagnoneglio per rappresentare ancora una volta quello che facciamo tutti i giorni sulle strade, quindi prossimità e vicinanza alla gente. Così come lo facciamo con le volanti in ambito cittadino, quindi con la chiamata alla sala operativa al 112 che poi smista le volanti sul territorio, anche in mare abbiamo i nostri acqua scooter che possiamo definire le nostre volanti del mare. Sono in tutto e per tutto, diciamo, degli acqua scooter normali, però ovviamente dotati delle particolari attrezzature della Polizia di Stato e in particolare la radio, quindi sono connessi alla nostra centrale operativa e anche a quella della Capitaneria di Porto, perché non dimentichiamo comunque essendo in ambito acquatico, abbiamo comunque nel demanio, abbiamo comunque una collaborazione e con una competenza specifica della Capitaneria di Porto e una specifica invece nostra di Polizia di Stato. Quindi i controlli di polizia che facciamo a bordo delle volanti li facciamo anche in ambito marino, acquatico, i nostri acqua scooter. Sono comunque delle macchine molto potenti, arrivano a toccare più di 100 km/h, quasi più di 60 nodi in ambito marittimo e sono dotate di un particolare sistema che anche avvicinandosi alla riva e quindi ai bagnanti non hanno nessun pericolo per i soggetti, in quanto l'elica diciamo, è racchiusa in una pompa a idrogetto, giusto collega? E quindi non riusciamo appunto a non far male a nessuno. E sono molto duttili, quindi molto veloci, e che possiamo anche quindi arrivare in zone della costa nascoste, e quindi possiamo fare soccorso in mare e è un contatto con le persone laddove ce ne sia bisogno. Ci sono anche ovviamente la parte dei controlli sulle imbarcazioni, non dimentichiamo comunque che essendo a Imperia c'è anche la frontiera marittima, che è la frontiera esterna, a differenza quella che con confini di Stato francese che è interna, quindi a tutti gli effetti una frontiera di ingresso e quindi anche controlli su navi, imbarcazioni, ripeto, sempre controlli di polizia, perché poi per quanto riguarda invece gli altri aspetti c'è sempre la Capitaneria di Porto. Stiamo portando avanti già da una quindicina di giorni iniziative di distribuzione delle brochure della Polizia di Stato su tutti quanti i lidi. Partiamo da Diano Marina, poi arriveremo a Imperia, Oneglia, Porto Maurizio e tutti quanti la costa, che è tutta la costa che abbiamo qui sul nostro litorale. Sono queste tre brochure che abbiamo fatto stampare in collaborazione con la grafica Amadeo, che ha capito l'importanza di questo nostro obiettivo e ci ha dato una mano a stampare 80.000 brochure che stiamo distribuendo appunto sia sui lidi sia in città nei vari punti dove, diciamo, sono più fruibili. E c'è questa qui di UPOL, che è l'applicazione della Polizia di Stato con la quale si può inviare una segnalazione direttamente tramite l'applicativo, quindi il telefonino, il tablet, alla centrale operativa della questura. Quindi noi riusciamo a geolocalizzare l'evento. Il soggetto può anche mandarci una foto, un video, così ci rende il lavoro più semplice, capendo in diretta quello che sta succedendo, e riusciamo a mandare la volante immediatamente. Poi abbiamo quest'altra brochure, chiamateli sempre, che contiene una serie di consigli utili, specialmente ai soggetti anziani, che durante questi periodi di ferie sono magari lasciati soli oppure sono più soggetti a truffe o raggiri da malintenzionati. Ci sono molti consigli utili appunto per prevenire queste truffe e i numeri da contattare in caso di emergenza. E non a caso appunto si chiama Chiamateci sempre. E infine l'ultima brochure che distribuiamo è questa qui per i ragazzi più giovani, che contiene una serie di consigli utili per prevenire il fenomeno del cyberbullismo e tutta un'altra serie di accorgimenti per evitare quelle che sono le truffe in rete e tutte quante le insidie del web, che ricordiamo è comunque una risorsa da sfruttare, ma ci sono diciamo, delle insidie nascoste che è meglio conoscere così da evitare. C'è un'attività capillare su tutte quante le spiagge del litorale, che oltre alla distribuzione di brochure che abbiamo redatto e stampato, c'è anche un contatto diretto con i proprietari dei lidi e con i bagnanti. Questo anche per prevenire tutti quei furti di telefonini, di borse, di oggetti di valore che, specialmente negli ultimi giorni, quindi con l'affluenza estiva, stanno capitando, sia le spiagge libere che quelle attrezzate. In questo modo noi lasciamo un contatto diretto dalla centrale operativa a tutti quanti quelli che sono i gestori dei lidi, in modo tale che qualunque segnalazione di richiesta di pronto intervento ci arrivi.
pattuglia direttamente in centrale operativa e possiamo quindi inviare una pattuglia direttamente sul posto, anzi anche sfruttando l'occasione dei nostri operatori, poliziotti di quartiere che ogni giorno pattugliano i lidi e lo fanno per tutta l'estate, riusciamo ad avere appunto la pattuglia di pronto intervento che subito può dedicarsi a questa tipologia di furti, che fondamentalmente sono quelli più fastidiosi anche per i bagnanti e per i turisti che magari vengono a Imperia per godersi una giornata di mare e invece si ritrovano poi con un furto subito. In questo caso riusciamo a prevenirla grazie alla presenza degli operatori spiaggia.